entriamo nel luogo fondamentale, centrale di una comunità religiosa come quella delle suore discepole di Gesù Eucaristico che ci sta ospitando qui a San Severo, nella mia città. E San Severo non è fatta solo di mafiosi, non è fatta solo di furti, non è fatta solo di spaccio. San Severo ha tante, come in ogni città e in ogni luogo, dove c'è il male c'è sempre il bene, perché il bene lo deve lottare e questo è un segno di bene, ma non tanto per le suore in sé, anzitutto per delle suore che pregano, e la preghiera è la forza che muove il mondo, ma anche per il bene che queste e tutte le altre suore fanno in ogni parte del mondo, soprattutto nelle periferie, soprattutto laddove nessuno ci vuole andare e ci vuole stare. Cioè queste suore fanno il loro cammino, la loro discesa, la discesa nella loro anima, perché anche loro vogliono e devono santificarsi, lo fanno scendendo e toccando la miseria degli uomini e delle donne che incontrano nella loro vita. E la forza si prende solo dalla preghiera. La forza si prende solo dalla preghiera, che è cibo per la nostra anima. Noi ci facciamo santi non perché lo vogliamo noi, ma perché ci è dato per grazia. E la preghiera è lo strumento, il dialogo meglio, che ci denuda dinanzi a Dio e ci santifica. Ma torniamo ai nostri mistici che ci aiutano a capire questa logica al contrario, logica evangelica del mondo che ci porta a diventare santi perdendo tutto di noi stessi, scendendo in noi stessi. E il mondo invece ci dice che dobbiamo salire, dobbiamo fare carriera, dobbiamo apparire, e invece la croce di Gesù ci dice il contrario. Santa Teresa di Lisieux, sempre, un giorno incontra una novizia nel Carmelo di Lisieux che le dice queste parole: se penso a tutto quello che devo acquisire per diventare santa, disse questa novizia, e Teresa di Gesù Bambino la blocca e le dice: dica piuttosto quello che deve perdere, non quello che deve acquisire per diventare santa. È profondo questo. La novizia, che è animata di buoni sentimenti, è piena di entusiasmo, vuole farsi santa, dice: se penso a tutto quello che devo acquisire per diventare santa. E Santa Teresina di Gesù Bambino, all'epoca suora, sconosciuta, rinchiusa in un monastero carmelitano, e questa suora, appunto, che poi oggi è dottore della Chiesa, la sua piccola via è conosciuta in ogni parte del mondo, questa suora le dice: no, non devi dire a quello che tu devi acquisire, ma a quello che tu devi perdere. Che cosa devi perdere tu? Cosa devo perdere io? Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!